Per fare la trasposizione teatrale di un romanzo di 300 pagine, intanto è necessario leggerlo almeno 3 volte come io ho fatto. Poi ho iniziato la sintesi del romanzo e sono partito da una mia rilettura, da una mia idea, da un percorso, inserendo un episodio che si trova al centro del libro all'inizio della mia riduzione. E poi l'idea centrale, che è quella di una rappresentazione che sia in grado di evocare i luoghi, le persone e le situazioni anche attraverso le voci, le immagini e i suoni,